25 anni, bella, ricca, fidanzata, senza aver mai provato un dolore veramente grande, un giorno Maria Magda si sentì improvvisamente il cuore nero e vuoto. Fu come il principio di un malore fisico, che andò di giorno in giorno aumentando, allargandosi, spandendosi. Ella era felice in casa sua e un'altra felicità l'aspettava. Ma per raggiungere la nuova felicità doveva abbandonare l'antica. E le sembrava che allora il rimpianto della famiglia lontana, della dolce casa paterna, della libertà perduta, della patria abbandonata, le avrebbero dato un'indicibile nostalgia, avvelenandole la nuova felicità. C'erano ore nelle quali, specialmente di notte, al buio, ella provava una profonda angoscia vivendo nel futuro. Allora riapriva gli occhi, guardava intorno la camera soffusa di dense penombre e pensava: no, non lascerò nulla, non abbandonerò nulla, mai, mai! E allora, e il sogno d'amore da lunghi anni accarezzato, la felicità presente era incompleta, non era neppure felicità al paragone dell'altra. E in certe ore, specialmente nei teneri vesperi di viola, ella si struggeva come mai nel desiderio del caro lontano. Talvolta pensava che la vera felicità poteva essere nel fondersi assieme del presente e del futuro, nel vivere assieme allo sposo nella casa paterna. Ma era un lampo di luce al quale seguiva una tenebra fitta e paurosa. Sì, ebbene, e poi? E poi ella sentiva che dopo 2, 3, 10 mesi l'amore morrebbe. Forse era già agonizzante se ella, non ancora sposa, ne prevedeva nitidamente la fine. E da quel gran sogno ne uscirebbero un uomo e una donna, legati dalla legge degli uomini, non più da quella del cuore. Ma anche ciò poteva non accadere. Sì, si sarebbero amati sempre, come nei romanzi, sarebbero stati sempre felici. Sì, ebbene, e poi tutto doveva accadere. La morte veniva. Era questo il male di madre, o almeno in certe ore d'analisi. A lei pareva fosse questo il suo male.